Buongiorno a tutti, oggi faremo una bella ricetta facile, il salmone in crosta di sfoglia. Gli ingredienti sono questi: un bel salmone già sfilettato senza pelle, ci vuole delle erbette fresche, io nel mio giardino ho dell'erba cipolline e della maggiorana, un uovo, della granaglia, dei semi di girasole. E chai, si possono usare anche dei semini di sesamo, un limone, un po' di anetto, purtroppo non ce l'ho fresco, ce l'ho in polvere, una pasta sfoglia, dei spinaci già cotti, li ho già preparati, sale, pepe, ho anche dei semi di mostarda, olio d'oliva extravergine e poi un piccolo olietto al zenzero. È una cosa un po' particolare che ho in casa, non è necessaria, però ce l'ho. E allora lo mettiamo. Ecco gli ingredienti per fare il salmone nella pasta sfoglia. Ciao a tutti di nuovo. Allora, adesso facciamo questa bellissima ricetta, il salmone in pasta di sfoglia. Molto facile e molto gustosa. Allora, abbiamo qui messo la nostra pasta sfoglia. Ne ho usata un pacchetto e mezzo perché il salmone è molto grande. Allora, questo salmone bello sfilettato anche sotto lo appoggiamo sulla pasta sfoglia, così che sia fatta una cosa fatta bene. Allora, prima cosa, ci mettiamo un po' di sale sopra. Un po' di pepe. Po' di granellini di salmone di mostarda. Io abbondo, perché la mostarda con il pesce si combina molto bene. Poi gli mettiamo qualcosa di croccantino che sono i semi di girasole sopra, così diventa un po' croccante. Un po' di semini di chai. Si può usare anche del sesamo se si vuole. Ora ci mettiamo un pochettino di aneto. Purtroppo se l'avete fresco meglio. Io ce l'ho così. Ecco qua. Poi ci taglio sopra. Prendiamo le forbici. Un po' di erba cipollina fresca. E poi qualche fogliolina di maggiorana. Anche questo dà un buonissimo sapore. Se l'avete, non è obbligatorio, però se avete qualche erbettina da mettere sopra, sicuramente un buon. Allora, il salmone è molto grasso, non è obbligatorio mettere dell'olio, però io ho qui a casa un olio di zenzero e ce ne metto una goccina perché comunque un po' di sapore glielo dà, poco poco così, ok? Allora, dopodiché prendiamo i nostri spinaci. Li metto un goccino, proprio un goccino di olio d'oliva, un po' di sale, li amalgamo bene così, devono essere ben scolati, ben strizzati, eh? Li metto qua sopra, visto che li ho appena cotti questi spinaci, ora li andiamo a sminuzzare. E li mettiamo sopra il salmone, sopra così. Abbiamo coperto bene il pesce. Potete usare anche le carote bollite se non vi piacciono i spinaci, oppure anche degli asparagi cotti, che è anche molto molto buono. Ecco qua. Adesso bisogna fare la crosta di sfoglia.
A questo punto, un attimo con la carta e il coltello. Allora, facciamo dei taglietti così, delle striscioline, così, che poi dopo andremo a sovrapporre sul salmone. Dovete calcolare circa 10 cm di pasta che fuori esce dal salmone, così. La stessa cosa lo facciamo dall'altra parte. Si vede bene questa cosa, come lo sto facendo? Ecco così. Ecco qua. Cominciamo a prendere un lato e lo appoggiamo da questa parte. Quello che avanza lo tagliamo. Questo anche. Oh, questo qui si è spezzato, ma va bene lo stesso. Ok. E lo sovrapponiamo incrociando. Quello che avanza lo tolgo. Probabilmente vi basta anche soltanto una sfoglia, eh? Impacchettate il vostro salmone in questo modo. Ecco così. All'inizio si tagliano via un po' i pezzettini perché sono un po' lunghi, però man mano che si ingrossa il salmone vedrete che vi basta giusto giusto tutta la sfoglia. Pertanto è meglio averne un po' di più come grandezza che troppo poco. Così. Ho visto che c'è un piccolo buchino qua sopra e ci metto un pochettino di sfoglia, così. Ecco qua, adesso abbiamo messo la nostra bella sfoglia con dentro il salmone su una carta da forno e visto che mi è rimasto un po' di pasta sfoglia, che ne ho usata una e mezza, facciamo anche qualche decorazione. Così facciamo dei fiorellini. Se poi fate questa ricetta a Natale potete fare delle stelline. Delle belle stelline oppure dei fiorellini o quello che avete, dei cerchietti. Visto che siamo a maggio, pertanto fiorellini. Tra un po' arriva l'estate, mettiamo ancora uno qua pieno di fiori e poi ne mettiamo anche uno là sopra, qua sulla punta. Ecco qua. Ora prendiamo il nostro uovo e lo spennelliamo. E farete un gran figurone perché poi dopo faremo anche una salsa di zafferano e poi delle patatine arroste col rosmarino come contorno. Ecco il nostro bellissimo salmone, ci mettiamo qualche granellino di chai sopra. Questo è a piacimento, chi piace. E poi lo andiamo a infornare a 200 gradi per 40-45 minuti, fin quando vedete che è ben cotto, che c'è una bella crosta marroncina. E allora, pronto e via! E tra un po' vi farò vedere come si fa anche la salsina al zafferano. Ok? A tra poco! Ecco, per fare la salsa allo zafferano come l'ho fatta io. Allora ci vuole una mezza cipolla tritata finemente, 3 decilitri di vino bianco, ci vuole 2,5 decilitri di panna, dello zafferano, sale
amido di mais e qui ci metteremo un po' di acqua. Ecco gli ingredienti. Cari amici, adesso andiamo a preparare la salsa di zafferano per il nostro favoloso salmone in crosta di sfoglia. Allora, ci vogliono un vino, io ho preso un pinot grigio perché ce l'ho a casa, se no potete scegliere anche un chardonnay o scegliete un buon vino praticamente. Allora, mettiamo 3 decilitri di vino, lo mettiamo nella pentola e lo facciamo andare in ebollizione. Nel frattempo tagliamo una cipolla, metà cipolla, la spelliamo, versiamo la cipolla nel vino. Facciamo bollire qualche minutino, prepariamo decilitri di panna, sta bollendo, ci mettiamo lo zafferano. Io ne ho due diversi, uno portato anche dall'India. E poi ci versiamo la panna. Facciamo cuocere. Sale quanto basta. Nel frattempo che sta cuocendo, prendo due cucchiaini di amido di mais, un po' di acqua, lascio sciogliere, facciamo cuocere piano piano, così, devo stare attenti, perché se va in ebollizione così fuoriesce dalla pentola, ecco qua, sciogliamo il nostro amido di mais con un po' di acqua. Mettiamo dentro, così facciamo indensire bene la nostra salsa di zafferano. Facilissimo, buonissimo. Poi quando impiatto il salmone glielo mettiamo vicino come salsina. A dopo! Fra il nostro salmone in crosta di sfoglia è finito e andiamo a fare il primo taglio. Lo impiattiamo così. Così, perfetto, ci mettiamo poi 3 patatine, un po' di salsina qui a fianco, ecco, e questo bel piatto è pronto da servire. A presto e grazie e fate un like se vi è piaciuto questo video.